Cari lettori, buongiorno. Oggi volevo fare un pensiero, un ragionamento con voi riguardo un'altra delle notizie che si vede in questi giorni su tutte le testate giornalistiche. È stata una questione politica italiana, cioè lo Ius Scholae. Cosa vuol dire? È la proposta che tutte le persone che completano in Italia un percorso scolastico siano considerate a tutti gli effetti italiani, siano cittadini italiani. È una proposta diversa rispetto al Ius Solis, che prevedeva invece che l'essere nati nel territorio italiano garantisse già la cittadinanza. Ora, a prescindere di quale sia la parte politica, di come uno la pensi, di destra o di sinistra, tenete conto che su questa vicenda dello Ius Scholae anche Forza Italia ha dimostrato un'apertura, a differenza di altre parti, di altri partiti del governo. Qual è secondo me la problematica? La problematica è che ogni Stato dell'Europa viene lasciato da solo su questa decisione. Sarebbe molto meglio ci fosse una direttiva europea, cioè che tutti gli stati in Europa fossero uniformati, cioè si decidesse cosa vuol dire diventare cittadino europeo, non italiano, francese, tedesco, danese. Un po' come se noi prendiamo ad esempio gli Stati Uniti hanno, ogni stato ha delle leggi che cambiano, ad esempio le leggi sulla velocità, sulle regole automobilistiche, eccetera, e poi ci sono delle leggi che stanno sopra, le leggi federali, che sono uguali per tutti, tant'è che vedete sempre nei film, è un reato dello Stato o è un reato federale. Se ci fosse una cosa del genere si potrebbe finalmente ragionare davvero da Europa, perché che noi come Italia andiamo a decidere delle regole, sì, va bene, ovviamente poi se nello Stato a fianco la regola è diversa, il problema non si risolve, perché comunque continueremo a avere dell'immigrazione che va in base a dove è più comodo, sbarcano dove è più comodo, come è giusto che sia. Quindi il mio ragionamento è solo quello di dire se davvero esiste in Europa, certe cose dovrebbero essere decise a livello europeo e non di singolo Stato. Grazie.